Lopetti, nuovo video di base di astrologia, il progetto che mi avete chiesto 20 miliardi di anni fa e che, <ride> che io ho deciso di prenderlo adesso <ride> Um, il progetto dedicato appunto alle basi di astrologia. Ricordo a tutti che questo progetto non è volto a farvi, a, ad insegnarvi a creare un oroscopo piuttosto che a fare altre cose strampalate, per quello ci sono i libri, anzi ne abbiamo già anche recensito uno che vi lascio linkato qua sopra, ma è invece un progetto dove vi vado a spiegare come poter usare nella vostra pratica, se volete, se ve lo sentite, bla bla bla, i pianeti, le stelle, le costellazioni, i satelliti e vari allineamenti particolari tipo le eclissi. Uh, oggi parliamo di, della grande stella del nostro sistema solare, ovvero parliamo del Sole. Um, la volta scorsa abbiamo parlato della Luna, quindi mi sembrava giusto parlare oggi del Sole. Allora, il Sole è appunto una stella, come. No, adesso non mi ricordo se l'ho già detto anche per la Luna. Comunque, spesso e volentieri nei video del Giardino della miniera quando li facevo, che vi lascio linkati qua sopra. Io dicevo magari che il pianeta dedicato, uh, legato a una pianta o a una pietra era la Luna o il pianeta è il sole. Naturalmente so che il sole è una stella e la luna è un satellite, ma all'epoca ehm, avevo un format e mi veniva molto più semplice dire che il pianeta era il sole e la luna è la stella in modo che fosse più scorrevole e più facile, eh, era solo una comodità, ok? Allora il sole, il sole è appunto una stella, una stella che viene definita una nana gialla, cosa significa? Allora le stelle vengono, ve lo dico in maniera molto generale perché questo l'ho studiato in biologia al quarto anno del liceo, quindi sto andando tutto a memoria. Allora, <ride> È una nana gialla. Dunque le stelle vengono classificate per, in due motivi, eh, cioè per, in, con due caratteristiche. La prima caratteristica è la grandezza. In questo caso il Sole è una nana gialla, significa che è piccola. Pensate quanto possono essere grandi le altre, per farvi capire. Quindi è una nana piccola, è una nana, quindi è una stellina piccolina. E in base al colore, più il colore è chiaro, più la temperatura è alta. Infatti le stelle più calde sono le stelle bianche. Mentre mi pare che le stelle più fredde, Siano quelle blu e rosse, ma ripeto, sto andando a memoria. Non so se ho detto una cavolata, se l'ho detta, mi raccomando, correggetemi. Comunque le stelle più calde sono quelle bianche o forse sono quelle blu, ecco adesso mi sta venendo il dubbio. Comunque la temperatura <ride> viene identificata con il colore. In questo caso è una nana gialla, quindi il suo colore in cielo è giallo e questo significa che la sua temperatura si aggira intorno ai 5000 ⁇ centigradi per la precisione 5504 ⁇ centigradi, all'epoca in cui ho fatto la ricerca, ma penso che, che l'abbia mantenuta insomma. Um, il Sole è il centro del nostro sistema solare, questo appunto significa che il tutto il sistema solare nostro ruota intorno al Sole, poi naturalmente ogni sistema solare ha il suo Sole, è ovvio, ma il nostro è questo appunto il nostro Sole, che è dove intorno gira tutto, gira la Terra, girano i pianeti, bla bla bla. Il Sole compie un ciclo, un ciclo che dura uh, 365 giorni. E in questi 365 giorni il Sole passa nelle 12 costellazioni. Cioè, cosa significa? Significa che dal nostro punto di vista, dal punto di vista della Terra, il Sole entra, mano a mano che si sposta, entra in una costellazione diversa, cioè, dal nostro punto di vista sembra che entri nella costellazione e poi esca. Ora, non è che il Sole nell'universo effettivamente si fionda contro le stelle della costellazione. Le, ci, ci, ci si pianta dentro e poi salta all'altra no però è sempre dal nostro punto di vista si sposta in una costellazione diversa perciò eh, queste costellazioni vanno a definire poi 12 mesi ricordatevi che però non è che il sole sta in un segno zodicale dall'1 al 31 ma di solito sta da metà mese a metà mese perché è leggermente sfalsato eh, il secondo ciclo che invece ha il sole non fisico, ma di nuovo dal nostro, questo, veramente dal nostro punto di vista è quello di nascita e di morte: cioè dal punto di vista degli esseri umani, il sole nasce a est, eh, poi viene in alto, eh, quindi all'apice della sua potenza, a mezzogiorno e poi muore ad ovest ehm, appunto durante il tramonto e poi è morto, non c'è più e si prepara alla rinascita di notte. Naturalmente dal nostro punto di vista non è che il sole. Nasce e muore ogni singolo giorno, fisicamente è sempre lì, ma siccome noi ruotiamo tra... allegramente, per noi nasce e muore. Questo ci tengo sempre a specificarlo perché non sai mai. Ultima info, prima di farvi vedere le corrispondenze, è l'età del sole. Il sole, se volete provare a indovinare l'età, vi lascio qualche secondo. Tac, 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 il Sole ha 4,57 miliardi di anni e si presuppone possa durare ancora 5 miliardi di anni e incrociamo gli, gli sacroscopi prima detto questo io vi lascio un attimo alle corrispondenze del Sole e noi ci vediamo dopo per tutte le sue corrispondenze astrologiche corrispondenze del Sole erbe, alberi, fiori e profumi frassino, sorbo Noce, cannella, ginseng, garofano, quercia, arancia, alloro, olivo, acacia, cedro, bischio, camomilla, ginepro, iperico, girasole, rosmarino. Animali: leone, falco, aquila. Pietre e cristalli, ambra, quarzo citrino, diamante, topazio. Esattamente come abbiamo fatto nell'altro video, eh, seguiamo la scaletta, quindi il giorno, sacro della, settima, il giorno della settimana e le ore planetari segni astrologici. Dunque... Il giorno della settimana. Il giorno della settimana legato al sole è la domenica. Ora, in italiano non vuol dire niente, ma pensate all'inglese, Sunday, il giorno del sole. Quindi, <ride> oppure anche alla tedesca se preferite Zontag, che è sempre il giorno del sole, bla bla bla. Quindi, appunto, il giorno del sole è la domenica. Eh, cosa significa? Significa che di domenica la potenza del sole sovrasta tutte le altre energie di tutti gli altri pianeti e di tutti gli altri satelliti. Quindi la domenica, insomma, è il giorno del sole, perché il sole è il più forte del sistema solare. Ecco, detta in maniera molto banale e brutta. Ehm, durante la domenica sono favoriti, appunto, dei rituali dalla potenza del sole, che sono, naturalmente, leggo, perché non è che so proprio tutto a memoria, leggo dal mio libro delle ombre, successo, lavoro, salute e tutto quello che riguarda le amicizie. Per quello che riguarda invece le ore planetarie, allora le ore planetarie sono appunto quelle ore che non, sono, non corrispondono alle nostre, quindi o ve le calcolate, o vi cercate un'app sul telefono per poter avere sempre sotto mano, come faccio io, ehm, sono appunto delle ore planetarie in cui in quell'ora, cioè in quel lasso di tempo l'energia di un pianeta, di una stella, di un satellite è più forte rispetto alle altre, esattamente come succede col giorno. Nelle ore planetarie del Sole sono favoriti ehm, i lavori legati a ambizioni, denaro, generosità, vitalità, regalità e potere. Cosa significa? Significa che potete lavorare appunto in questi spazi di tempo per sfruttare le energie del sole. Se poi lavorate di domenica durante l'ora planetaria del sole a mezzogiorno, avete l'apoteosi del potere solare. <ride> quindi, se vi serve l'apoteosi del potere solare, sapete quando farlo. Per quello che riguarda i segni zodiacali, quindi, esattamente come abbiamo fatto per la Luna, visto che il Sole come tutte le altre cose, come tutti gli altri pianeti, stelle e satelliti, si sposta nelle, nel nostro sistema solare, si sposta nelle 12 costellazioni, nel momento in cui si trova in una costellazione ha un potere, un'energia leggermente diversa. Come al solito lo vediamo segno per segno e vediamo le tre caratteristiche, cioè la caratteristica, le energie mh, comportamentali e psicologiche, le energie corporee da usare a livello medico, che saranno sempre le stesse perché qui è il segno Z che la fa da padrone e poi le energie magiche cioè quali rituali incanti sono favoriti e naturalmente leggo perché non so tutta la memoria, gente, cioè mi dovrei studiare una parapina grossa così scritta piccolissima, abbiate pazienza, anche se non so a memoria va bene. Allora, il sole, quando il sole è in Ariete. Dunque, dal punto di vista comportamentale e uh, individuale, il sole in Ariete porta la leadership, cioè tutti vogliamo essere coloro che comandano, che controllano, che coordinano, che organizzano, ok? Diciamo, vogliamo essere un po' dei leader. Siamo particolarmente ambiziosi e siamo anche un po' impulsivi. Dal punto di vista corporeo il sole in Ariete governa la sfera della testa, ripeto, che sarà uguale per tutti perché è l'Ariete che governa la testa, quindi dal punto di vista corporeo e medico saranno tutti uguali e dal punto di vista invece magico e rituale sono favoriti gli incanti legati alle nuove imprese e anche quelli legati all'espansione o all'accrescimento dei propri poteri. Il sole in toro. Quando il sole è in toro, dal punto di vista. Um... Come si dice comportamentale individuale, favorisce principalmente la testardaggine, cioè siamo particolarmente testardi. Eh, siamo costantemente in cerca di certezze, ma al tempo stesso siamo anche conservazionisti, cioè quello che noi diamo per certo e scontato deve rimanere tale, e il resto eh, se ne può andare in quel posto. Dal punto di vista corporeo, il sole in toro governa la regione del collo e l'inizio delle spalle, mentre invece, dal punto di vista magico e rituale, sono favoriti tutti gli incantesi legati all'elemento della terra e alla fertilità. Sole in gemelli. Quando il sole si presenta in gemelli, la nostra, eh, dal punto di vista comportamentale, siamo molto portati alla trasmissione del sapere, cioè vogliamo far sapere agli altri quello che noi conosciamo. Dal punto di vista corporeo, il sole in gemelli governa la regione delle spalle e delle braccia, mentre invece dal punto di vista magico e rituale sono favoriti tutti quegli incanti legati all'elemento dell'aria, ma anche quelle divinazioni e tutti quelle consulti volti al prendere delle decisioni. Se non sapete cosa sono le sedute divinatorie, vi lascio linkato qua sopra. Sole in cancro, quando il sole è in cancro dal punto di vista comportamentale siamo tutti particolarmente materni, amorevoli sia con i nostri figli che con i nostri progetti, le nostre idee, le nostre creazioni. Dal punto di vista fisico e corporeo il sole in cancro governa la regione del torace e soprattutto dei polmoni, dal punto di vista invece um, magico e rituale sono favoriti tutti gli incanti legati all'elemento dell'acqua e tutti gli incanti legati ai sentimenti. Sole in leone quando c'è il sole in leone, siamo principalmente tutti volti alle nostre ambizioni, alle nostre mete, a quello che vogliamo fare e ce la prendiamo anche abbastanza se quello che vogliamo fare non è permesso. Siamo particolarmente egocentrici e vogliamo essere i protagonisti della situazione. Dal punto di vista fisico, il sole in leone governa il cuore e tutto il sistema sanguigno e la circolazione sanguigna. Dal punto di vista invece magico e rituale, sono favoriti tutti gli incanti che prevedono l'uso. Dell'elemento del fuoco e tutti quegli incanti volti alla sconfitta e al combattere delle cattive abitudini, cosa che noi abbiamo già visto nel Grimorio del Lupo, che vi lascio legato qua sopra. Sto andando un po' in fretta, non possiamo parlare tantissimo e quindi. Vado un po' in fretta sempre su queste cose. Um, sole in vergine: quando c'è il sole in vergine, abbiamo tutte quelle manie di perfezionismo, cioè de tutto deve essere esattamente come ce l'abbiamo nella testa. Vogliamo essere organizzati, vogliamo essere puliti, vogliamo essere tutti a posto, perfetti. Dal punto di vista corporeo, il sole in vergine governa principalmente il sistema digerente e tutto quello che riguarda ehm, la digestione e il cibo. Mentre invece, dal punto di vista invece, magico, sono eh, favoriti tutti quegli incanti volti al, a dei risultati concreti, tipo eh, denaro, lavoro, forza e bla bla bla. Non cose tipo l'amore, la conoscenza, quelle no. Pratico. Poi Sole in bilancia. Quando c'è Sole in bilancia a livello comportamentale siamo un po' dipendenti dagli altri, quindi mh, siamo appunto no, non riusciamo ad essere liberi e mh, totalmente indipendenti, dovremmo aspettare sole in acquario per quello e anche i sagittari. Poi, dal punto di vista, invece fisico, um, il sole in bilancia governa la vescica e il ventre e tutto il bacino. Mentre invece dal punto di vista: Magico sono favoriti tutti quegli incanti e rituali volti all'equilibrio, alla ricerca dell'equilibrio o comunque che danno, mh, potenziano un equilibrio, luce e ombra insomma. Poi Sole in Scorpione, quando c'è Sole in, in Scorpione siamo tutti particolarmente emotivi, passionali, mm, ci lasciamo guidare molto dalle nostre emozioni e dai nostri istinti, dal punto di vista fisico il Sole in Scorpione governa gli organi sessuali, mentre invece dal punto di vista magico sono favoriti tutti gli incanti e i rituali legati al sesso o che prevedono in qualche modo l'uso del sesso, eh, ma anche tutti quelli ehm, legati al, eh, alla gestione dei propri sentimenti. Cioè, a riuscire a comprendere e capire eh, e a portare fuori all'esterno i nostri sentimenti. Poi, Sole in Sagittario. Quando sono in Sagittario, principalmente la parola chiave è avventura, cioè ci buttiamo avventura e rischio. Dal punto di vista corporeo il Sole in Sagittario governa le cosce, mentre invece dal punto di vista magico e rituale tutto è favorito, sono favoriti gli incanti e i rituali volti alla ricerca della verità. Sole in Capricorno, tradizione è la parola chiave, quindi tutto quello che è legato alla tradizione, tutto quello che riguarda la pratica, il lavoro duro, eccetera, eccetera, è legato al Sole in Capricorno. Dal punto di vista fisico e corporeo il Sole in Capricorno governa le ossa e le articolazioni, mentre dal punto di vista magico... Sono favoriti tutte le pratiche e questa è una cosa stupenda del Sole in Capricorno. <ride> Sole in acquario, vogliamo essere eccentrici, indipendenti, vogliamo liberarci di tutti i legami. Dal punto di vista corporeo il sole in acquario governa le gambe, mentre invece dal punto di vista magico sono favoriti tutti gli incanti e rituali volti a pace, serenità, rilassamento, armonia. Infine sole in pesci, quando è sole in pesci siamo tutti particolarmente sensibili, particolarmente empatici e eh, riusciamo a capire e comprendere bene gli altri. Dal punto di vista Corporeo sono il sole in pesci governa i piedi e i denti, mentre invece, dal punto di vista eh, rituale, sono favoriti tutti gli incanti che vanno a risolvere i conflitti, gli incanti di purificazione e gli incanti di protezione. Detto questo, finisce qui il video di base di astrologia del sole. Fatemi sapere se conoscevate queste cose, se avete qualcosa da aggiungere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.